attraverso il quale noi dovremmo avere soldi per poter operare per il prossimo quinquennio. Il GAL opera da 30 anni, ci interessiamo di politiche di sviluppo locale. Quando si parla di sviluppo locale, si bisogna, noi l'abbiamo fatto sposando quelli che sono temi che nei tre interventi che mi hanno preceduto sono emersi facilmente. Lui ha parlato di comunità, il sindaco ha parlato di valori di appartenenza, il senso di appartenenza. L'assessore ci ha parlato di alcune emergenze. Sono tutti temi sui quali noi abbiamo, in tutti questi anni, siamo intervenuti, abbiamo sperimentato cose nuove, abbiamo fatto chiaramente, come diceva il sindaco, se vogliamo avere una speranza di sviluppo duraturo, dobbiamo rafforzare il nostro senso di appartenenza al territorio. Tutte le azioni che noi facciamo, noi le possiamo fare per i turisti, le possiamo, dobbiamo fare prima di tutto per noi stessi e poi per i turisti. Noi saremo bravi a fare turismo se noi siamo orgogliosi di questa terra. Oggi essere orgoglioso di fronte a certe calamità comincia a diventare difficile. Indipendentemente dalle nostre azioni, che ripeto hanno avuto successo, certo? Giusto, ne ha citata qualcuna, ma il Borgo di Specchia è nato nel 94-95, l'abbiamo fatto noi, Albergo Diffuso, cioè tutte queste forme importanti attraverso le quali noi abbiamo sperimentato forme di turismo. Non sulla costa, nei centri storici, all'interno. Abbiamo cercato di far arricchire anche le nostre comunità interne di questi flussi turistici, valorizzando e salvaguardando, perché non si deve fare turismo dimenticandosi di quelle che sono le emergenze naturali e ambientali, ma vanno protette, vanno messe a sistema. Per fare questo a noi piace ascoltare. A noi piace incontrarci, quindi intanto vi ringrazio perché già vederci abbiamo, fra 10 mesi non dobbiamo fare comizi, non dobbiamo fare convegni, dobbiamo soltanto condividere bisogni e preoccupazioni. C'è un tema importante, noi in questi ultimi anni abbiamo scoperto, uno credo che entrambi, che le due emergenze più importanti le abbiano dette Giulio e l'assessore, uno è l'Axylella è devastante, no? Perché ha distrutto non soltanto l'aspetto produttivo, ma soprattutto l'aspetto ambientale, l'aspetto identitario. Io nel 92, insieme a Giulio, facemmo il nostro marchio, nel nostro marchio c'era l'albero dell'Ivo con il frullo. In tutti questi anni avremmo fatto centinaia di interventi per valorizzare, noi abbiamo finanziato i primi impianti di frantoi a secco nel 1994, quindi 30 anni fa. Quando all'epoca non si parlava, noi facevamo olio di non extravergine, no, ma l'olio più comune. Quindi questa politica della qualità, questa politica del fare assieme è importante. Noi abbiamo valorizzato gli artigiani, abbiamo valorizzato i borghi e cerchiamo soprattutto di creare reti che uniscano. È chiaro che il Gallo non può fare tutto. Noi abbiamo pochissimi soldi da spendere in questo parte del territorio. Una parte andrà per le aziende, una parte andrà per l'amministrazione, una piccola parte a noi per sostenerci, ma la cosa importante è che saranno soldi che noi destineremo a questo territorio. E quindi, come diceva il sindaco, la cosa più bella sarebbe spenderli per cose che servono. Tanto li spendiamo comunque, nella peggiore delle ipotesi torneremo. Però se avessimo la speranza di spenderli per cose utili per noi, seguendo un'idea condivisa di sviluppo, probabilmente saremmo più bravi nell'utilizzo di queste risorse. E questa è la logica del nostro operare, è quello che stiamo cercando di fare in questi giorni. Quindi noi la stiamo ascoltando, stiamo cercando di condividere. Quindi sulla Xylella, purtroppo c'è. Noi abbiamo cercato, sindaco, di intervenire sui piccoli, no? Chiaramente c'erano delle leggi regionali, noi abbiamo finanziato all'incirca il recupero di 80 ettari di terreno, era anche quello destinato soprattutto a quello che hanno non più di 3 ettari, quindi a quella che per noi rappresenta la parte più fragile della popolazione. La Xylella ha scoperto da un punto di vista economico dei problemi di crisi agricola che ormai si vedevano, non è. La Xylella è intervenuta in un settore che ormai era in crisi perché per anni scoprivamo che le superfici agricole utilizzate diminuiscono, aumenta la popolazione dedita all'agricoltura, quindi diminuiscono gli attivi in agricoltura, quindi il settore agricolo da noi è in crisi. Quindi tutti gli esperimenti che in questi anni il GAL ha fatto e che Giulio ci ha
ampiamente bene dimostrato. Sono tutti interventi finalizzati a dare opportunità di reddito alle aziende agricole per poter restituire stati sul territorio, perché non ci può essere uno sviluppo di questa terra se non salvaguardiamo l'agricoltura. Il settore primario va salvaguardato. I nostri fondi non sono per l'agricoltura, sono per le connessioni. Quindi noi cercheremo di destinarli a queste attività. Avremo sicuramente delle piccole iniziative anche per le aziende, per le micro aziende, per le piccole e medie imprese, e anche in quel settore bisogna capire. Noi in questo momento abbiamo puntato sulla qualità, sulla ristrutturazione, sul miglioramento delle strutture esistenti, ma anche in questo abbiamo avuto dei risultati, perché poi è vero che qualche bando è andato lui, però alla fine credo che 70-80 aziende le abbiamo finanziate nel nostro comprensorio. Quindi ripeto, quando si fanno interventi mirati non bisogna avere paura di non spendere tutto, l'importante è spendere bene, lo sviluppo si fa spendendo bene, perché dai il seme di cose che devono funzionare. Quando io do 10.000 euro a un'azienda non ho mai detto quanto ti serve, dico siamo sicuri che poi quelle aziende servono. Il fatto che noi aziende finanziate nel corso dei 30 anni sono tutte esistenti ci fa capire che gli interventi avevano un senso. Ne possiamo nominare qualcuna, ma tutti gli agriturismi, quando noi interveniamo, non ce ne sono in quest'area. Il primo agriturismo nel capo di Lepre è stato finanziato da noi, Serina, poi è uscito Magurano e poi a seguire. Ma tutti finanziati da noi all'inizio, poi dopo è diventato, ben vengano gli interventi regionali. La logica del nostro GAL è il motivo per cui io chiedo attenzione alle amministrazioni che sono il nostro primo partner, è quello che i soldi del GAL alla fine diventano di più facile accesso, anche se sono complessi sotto l'aspetto amministrativo, burocratico, noi cerchiamo di snellire, ma non è colpa nostra. Però la nostra presenza in sito, nel luogo, ci aiuta. Abbiamo meno dispersione, abbiamo meno possibilità che la gente si faccia prendere dall'uso non corretto delle risorse. Perché i controlli li facciamo sempre, noi accompagniamo le aziende, non siamo controllori, facciamo un accompagnamento. Ecco perché è importante la presenza di queste strutture. Quindi noi dobbiamo ora cercare di capire assieme se ci sono delle possibili soluzioni. Non, magari apriamo un discorso, ma mi aspetto pure che qualcuno venga e ci trovi, ne possiamo discutere, noi siamo aperti al dialogo per cercare di affrontare problematiche, sia quelli che sono i problemi che secondo voi ci sono sul territorio, sia quali possono essere soluzioni, sia quali possono essere delle soluzioni su cui noi possiamo intervenire. Abbiamo delle somme che più o meno sono a disposizione, cercheremo di indirizzarle in base a quello che il territorio ci dirà. L'altra cosa, è in corso, sindaco, e questo poi dobbiamo essere bravi, perché noi cerchiamo sempre di affiancarci alle altre politiche, no? Ci abbiamo aree interne, con aree interne si può giocare un discorso di collegamento. Con l'assessorato, dopo anni di lotta, finalmente si è aperto, ora anche grazie a una classe politica più attenta, stiamo cercando di dare al Gallo un ruolo prioritario, non rispetto a tutte, ma in modo tale da poter meglio dialogare con tutti e creare una cabina di regia territoriale che ci aiuti a vedere delle linee univoche, perché sennò si creano tante cabine di regia che non si parlano tra di loro e i soldi e le risorse si dispersano. Questa è la nostra speranza, e in ballo anche una legge regionale che dovrebbe disciplinare l'attività dei GAL. E c'è questo bando, quindi le risorse saranno risorse per la diversificazione, saranno risorse per le amministrazioni finalizzate a fare interventi di tipo culturale o di tipo turistico o a intervenire sulle strade rurali. Ci sono delle azioni specifiche per il settore sociale, e noi attraverso il nostro sportello dell'agricoltura sociale in questo siamo stati ottimi professori, perché è da tempo che stiamo operando, abbiamo anche fatto dei piccoli interventi significativi che stanno in fase di attuazione, ci siamo collegati con associazioni e con il mondo dell'ecclesiastico e abbiamo creato mense per i poveri piuttosto che orti sociali, stiamo cercando di creare, abbiamo già fatto qualcuno di questi interventi, speriamo che vadano a buon fine
perché possono essere esempi da replicare. Non bisogna mai perdere o vergognarsi di trasferire, però il trasferimento delle buone prassi è una delle regole che ci deve guidare. Quindi la logica del nostro intervento è questa. Giulio poi ha parlato di un modello, che è un modello, noi l'abbiamo sperimentato all'epoca, si chiamava Contrada. Si tratta semplicemente di unire attorno a un territorio o una fascia di territori più soggetti che vi operano. Noi all'epoca unimmo una serie di operatori, chi c'aveva le aziende agricole, perché se nella cura del paesaggio aiutiamo chi ci sta intorno, magari otteniamo dei risultati maggiori, perché è impensabile che le amministrazioni si possano interessare di qualche territorio, di qualche contrada più dispersa. Allora, mettendo assieme si riescono a creare forme di collaborazione importanti e credo che quello possa essere un modello utile ed efficace. Ci stiamo confrontando anche con gli amici dell'Università del Salento, esperti per cercare di migliorare il nostro tiro, per cercare di utilizzare al meglio questa ulteriore opportunità che l'Unione Europea ci mette a disposizione. Io ora non lo so se devo andare più nel dettaglio, mi farebbe piacere che magari qualcuno di voi possa intervenire, così ne discutiamo assieme.